A tutti i ragazzi di informatica semplice. Allora, questa qui è la prima video recensione di una rubrica che stiamo aprendo sul blog di informatica semplice, ovvero Gadgets from China, che sono praticamente recensioni o articoli riguardanti i gadget ordinati dalla Cina, quindi oggetti che mettono tantissimo tempo ad arrivare, ma che comunque costano poco. Allora, iniziamo con questo primo gadget, che è praticamente il Mushroom Speaker Bluetooth 2.0. È uno speaker Bluetooth a ventosa. Questa è la ventosa. Allora, il materiale è gommoso, praticamente questa qui è una guaina che va a rivestire lo speaker interno di plastica. È possibile uscirlo, ma si va a rovinare la guaina. Allora, abbiamo uno sportellino in gomma che va a proteggere l'ingresso micro USB per ricaricare la batteria e lo switch on off. La ventosa si attacca più o meno a tutte le superfici. Questo qui è legno liscio, infatti vedete, attacca piuttosto bene. Lo sportellino è meglio chiuderlo perché praticamente lo speaker è waterproof, ma meglio non immergerlo. Praticamente va bene per gli schizzi d'acqua, quindi sotto la doccia o che ne so, a mare, ma non proprio tanto. Ma immergerlo no, perché altrimenti l'acqua comunque penetra, non ci sono membrane speciali per questo. E dicevo, Bluetooth 2.0, quindi non 4.0 low energy. Comunque funziona piuttosto bene. Quando si connette ad un dispositivo, dovrebbe illuminarsi un LED qui sotto. Infatti viene indicato nel manualetto di istruzioni, LED indicator. Solo che sarà sotto la guaina, quindi non si vede. Vabbè, ma fa niente, non è importantissimo questo perché tanto emette dei suoni ad ogni collegamento, ad ogni associazione. E dicevo, è Bluetooth 2.0, quindi non è completamente senza interferenze perché adesso vi faccio sentire. Allora, accendendolo, faccio sentire. Intanto quando si accende fa. Ok, così è acceso praticamente. Non c'è nessun LED, dovrebbe mostrarsi ma non si vede. Quindi è già associato al mio Galaxy Note 4. Adesso andiamo a provarlo. Vi faccio vedere che praticamente riproduce tutto l'audio, non soltanto quello delle applicazioni musicali come Play Music, Power Amp o simili. Riproduce tutto, dai video YouTube alle notifiche, all'audio dei video. Anche altro, praticamente tutto quello che si riproduce su smartphone. Qui abbiamo un forellino che non è un difetto, sembrerebbe così, è il microfono, praticamente permette di fare le chiamate in via voce, quindi ottimo. Tipo siete sotto la doccia, premi il pulsantino per prendere la chiamata. Ehi, pronto? Che fai? Io ti faccio la doccia, ma che cazzo? Comunque, che stavo per dire? Qui ci sono tre pulsanti che sarebbero indietro, play e avanti. Non si può modificare il volume dallo speaker, quindi sarà meglio impostarlo prima dallo smartphone. Oppure il pulsante comunque può servire per prendere la chiamata, se arriva una chiamata. E sì, andiamo subito a provarlo. È già associato, dicevo, al Galaxy Note 4. Accendiamo Bluetooth. Sì, associazione eseguita. Dai. Ok, connesso, sentite? Fatto il suono. Palam. Ecco, dicevo, c'è un sibilo che non si sente sempre. No, no, non capita spesso, capita quando c'è qualche interferenza. Comunque, roba di poco, perché quando va a suonare lo speaker non presenta nessuna distorsione o simile. Andiamo subito a provare con. Dove l'ho messo? Play Music. Che c'è Get Lucky gratuitamente, Daft Punk. Eccolo, andiamo a sentire. Se vedete, alziamo il volume, indica il volume del Bluetooth. Quindi in questo momento è al massimo. Vi faccio sentire il volume massimo. Sentiamo. Like the legend of the Phoenix, all ends with beginnings. What keeps the planet spinning? Vedete
Vedete, c'è più o meno un secondo di ritardo nella ricezione dei comandi, ma piuttosto bene, direi, molto buono. Possiamo rimettere play. Come sentite, il volume è altissimo, quindi, ed è anche corposo, sono presenti dei bassi. A volume proprio massimo impasta un po' i medi, ma comunque non sono presenti alti, veramente alti, quindi è nella media buono come audio per quello che costa, sui 6-7 euro, si trova anche a 5, ma su AliExpress in alcuni rivenditori è consigliabile vedere i feedback. Comunque sui 7 euro circa. Adesso andiamo a provare YouTube. Mettiamo musichetta. Faccio sentire che funziona benissimo anche con YouTube. Sentite l'interferenza quando parte? Non lo fa sempre comunque. Possiamo andare da YouTube, possiamo andare da YouTube avanti con la playlist, col pulsante avanti, se avete la playlist, vedete, va avanti, oppure indietro. Possiamo anche pausare il video da YouTube, quando ci riesco. Ecco, vedete, ci sta sempre un secondo a recepire il comando. Sentiamo il volume altissimo. Non distorce adesso. Diceva, volume massimo non distorce. A meno che il file audio è di bassa qualità. E adesso volevo provare. Sì, ecco. La cosa che mi è piaciuta tanto, che non ci ho fatto subito caso, è che praticamente possiamo utilizzare la ventosa per attaccare allo smartphone e farlo come stand, utilizzarlo come stand. Il cellulare sta così sospeso. Comunque funziona, ovviamente. Andiamo a provare di nuovo. Funziona lo stesso così. Quindi comodissimo. Ecco, la ventosa si attacca benissimo. Questo è il mio bellissimo Note 4. Va bene ragazzi, informatica semplice, praticamente questo è tutto. Lo speaker è veramente ottimo, ve lo consiglio. Pieno di bassi, volume altissimo, ventosa molto buona. La gommatura per far scivolare l'acqua, credo, funziona bene. Autonomia piuttosto buona. L'ho fatta scaricare subito, cioè subito, tra virgolette. L'ho fatta scaricare di proposito per vedere quanto durava. Va piuttosto bene. C'è un cavo micro USB nel pacchetto per caricare la batteria, libretto di istruzioni utile quando non stufa nel deserto. Sì, vi saluto.